Il 17 marzo 1861 è una data storica. L'Italia si è finalmente unita, ma l'unità dei confini non ha risolto tutti i problemi di una nazione profondamente divisa. Bisogna iniziare da zero, una nuova economia, una nuova politica e, in fin dei conti, un nuovo popolo. Il lavoro da fare è immenso, ma proprio in questo momento delicato il neonato Regno d'Italia perde il suo più grande statista. Camillo Benso, conte di Cavour, architetto dell'Unità d'Italia, muore il 6 giugno 1861 a Torino, la nuova capitale del regno. Nei suoi ultimi rapporti, Cavour aveva analizzato la situazione italiana. La frattura tra nord e sud non accenna a diminuire, anzi. Il crollo del Regno delle Due Sicilie, orchestrato da forze legate ai territori del nord, influisce sul modo in cui i nuovi italiani vivono l'unità. Ci sono vari punti in cui la spaccatura risulta più netta. Uno dei più importanti è la lingua. L'italiano è parlato in questo momento da una minoranza colta, circa 600.000 persone su 25 milioni. Infatti la maggioranza si esprime in dialetto. L'analfabetismo è un altro problema. Il 75% degli italiani non sa né leggere né scrivere. Una penisola molto urbanizzata, ma con pochi veri centri produttivi. Secoli di divisioni hanno creato tante capitali, ma poche industrie. La città più grande della penisola in questo momento è Napoli, seguita da Milano, Torino e Roma. Solo una decina di centri del regno contano più di 100.000 abitanti. L'agricoltura contribuisce al 60% del PIL, mentre i settori secondario e terziario sono ancora in via di sviluppo. Il reddito pro capite si attesta sui livelli dell'Europa più povera. Ma l'unità non è solo una questione economica. Devono essere unificati il sistema legislativo, scolastico e perfino metrico. Il problema più complesso riguarda le istituzioni. Come gestire l'ordinamento amministrativo del nuovo regno? Ci sono due opzioni. Da un lato l'accentramento, con il potere in mano a un governo nella capitale d'Italia, Torino. Dall'altro l'opposto, il decentramento, basato sugli autogoverni regionali. Nonostante fosse ideologicamente orientato verso il decentramento amministrativo, Cavour si adopera sul piano parlamentare per l'affermazione di un sistema amministrativo centralistico, ispirato al modello napoleonico. Infatti l'unità, in questo periodo, è percepita come troppo fragile per lasciare spazio ad autogoverni locali. Inoltre, re Vittorio Emanuele II ha un altro grande problema: il debito. Il re negli anni si era fatto carico di tutti i debiti contratti dagli stati preunitari. Questo per dare più forza al processo di unificazione e indurre fiducia negli investitori stranieri. La creazione in questo periodo del Gran Libro del Debito Pubblico dipinge un quadro desolante delle casse del regno. I problemi di bilancio saranno una spina nel fianco per i futuri governi italiani. I veri patrioti, però, sanno che l'unità non è del tutto completa. Manca ancora qualcuno all'appello. Papa Pio IX, eroe risorgimentale rinnegato, mantiene ancora il controllo su Roma e il Lazio. Era stato Cavour, pochi mesi prima di morire, ad aprire la questione romana, definendo Roma come la capitale ideale del regno. Nel frattempo a nord, l'impero austriaco, anche se sconfitto, è riuscito a mantenere un saldo controllo su tutto il Veneto e il nord-est della penisola. I problemi sono molti, ma il Parlamento, anche se orfano di Cavour, è pronto per nuove sfide. Al Palazzo Carignano di Torino troviamo due schieramenti, la destra e la sinistra storiche, così definite dai futuri studiosi del periodo. Questa divisione nasce dalle varie proposte con cui la classe politica italiana vuole risolvere i problemi del regno. Entrambe le fazioni sono formate da aristocratici e altoborghesi, eletti a suffragio maschile censitario, come stabilito dallo Statuto Albertino. Per poter votare nel Regno d'Italia, nel 1861, bisogna aver compiuto i 25 anni d'età, pagare almeno 40 lire di tasse annue e dimostrare di saper leggere e scrivere. Con questi pochi e semplici punti, gli elettori di tutto il regno sono circa 418.000, solo l'1,9% dell'intera popolazione italiana. In questi anni, quindi, la campagna elettorale è affare di salotti e cerchie ristrette. Non esistono infatti veri e propri partiti con grandi differenze ideologiche nel regno. Il sistema elettorale uninominale, in cui ogni circoscrizione può eleggere un solo rappresentante, dà vita ad uno stile politico personalistico. Questo vuol dire che solo i politici più influenti, ricchi e dotati di connessioni sul territorio, riescono ad accedere al Parlamento di Torino. La possibilità di votare non è vista dalla popolazione come un diritto di tutti, ma piuttosto come un privilegio di pochi. La mancanza di rappresentazione getta le basi per un'ostilità sempre maggiore nei confronti dello Stato, presente nella vita del cittadino medio solo per riscuotere le tasse e chiamare alla leva militare. Inizia a crearsi una spaccatura tra governati e governanti, tra lo Stato reale dei cittadini e lo Stato legale delle istituzioni. Ma com'è composto questo Stato legale? Partiamo
dalla destra storica. I politici della destra storica provengono dall'aristocrazia terriera, sono liberali, laici, sono a favore di un suffragio ristretto e di un accentramento amministrativo. La destra storica rappresenta i moderati, eredi del connubio cavuriano. I più illustri esponenti sono i piemontesi Alfonso La Marmora, Quintino Sella e Giovanni Lanza, i lombardi Stefano Iacini ed Emilio Visconti Venosta, gli emiliani Luigi Carlo Farini e Marco Minghetti e il toscano Bettino Ricasoli. Nel sud la destra storica può contare su pochi alleati, come il campano Antonio Scialoia e l'abruzzese Silvio Spaventa. La destra storica in ambito religioso sostiene la separazione tra Stato e Chiesa e propone una soluzione diplomatica alla questione romana, con una lenta ma inesorabile laicizzazione dello Stato italiano. Il principale obiettivo politico rimane comunque il consolidamento del potere centrale. Nessun movimento antistatale può essere tollerato, dalle rivolte contadine alle imprese mazziniane. Per quanto riguarda l'economia, la destra storica si posiziona sulle idee ereditate da Cavour. Molti elettori apprezzano la loro apertura al libero scambio. Dall'altro lato della barricata abbiamo gli eredi della lotta democratica e repubblicana, la sinistra storica. Il cuore politico della sinistra storica è la piccola e media borghesia. Professionisti, imprenditori ed alcuni industriali sono la sua base elettorale. Nelle sue fila militano noti patrioti mazziniani e garibaldini del Partito d'Azione, Francesco Crispi, Agostino Bertani e Benedetto Cairoli. Altri invece appartengono alla sinistra costituzionale piemontese, come Agostino De Pretis. L'obiettivo politico della sinistra storica è realizzare riforme democratiche, il suffragio universale maschile, la riduzione delle imposte indirette e l'estensione dell'istruzione elementare. Questa fazione crede nel decentramento amministrativo e, come la destra, sostiene la laicità dello Stato. A differenza della destra storica, i politici della sinistra ritengono che il completamento dell'unità debba essere frutto non di accordi diplomatici, ma di rivoluzioni popolari. Nel frattempo, a Palazzo Carignano si percepisce ancora il peso del conte di Cavour. La sua destra storica è chiamata a guidare la politica del giovane Regno d'Italia, con il governo Ricasoli. Uno Stato che sogna in grande, ma che deve fare ancora i conti con se stesso. Bisogna iniziare ad unire l'Italia su tutti i livelli. Bisogna fare gli italiani.